Santiago, o San Giacomo, fu uno dei primi apostoli. Era pescatore, come suo fratello Giovanni, finché non incontrò Gesù. Ciao, seguitemi. E lasciate le reti dietro di loro, lo seguirono. Con Gesù impararono a perdonare, a servire e ad amare il prossimo senza alcun limite. Furono testimoni dei suoi miracoli, ma alla fine lo videro anche morire in croce. Ciao! San Giacomo viaggiò per tutto il mondo conosciuto, proclamando la resurrezione di Gesù, ma quando arrivò in Spagna non venne accolto molto bene. Vattene, torna via! indietro! Non ti vogliamo! Non ti vogliamo! Vattene via! Aria! Lasciaci in pace! D'accordo, me ne vado. Così se ne andò, ma nel momento di maggior sconforto gli apparve Maria, la madre di Gesù. E Ciao! da quel momento, con l'aiuto di Maria, tutto cambiò. Ciao! Guardate! Tu! Ancora tu! Il cristianesimo si diffuse per tutta la Spagna e per tutta l'Europa. E quindi Santiago tornò a Gerusalemme, dove il re Erode lo aspettava a braccia aperte. Ciao e addio. Due dei suoi amici riportarono il corpo in Spagna, seppellendolo nella terra che aveva conquistato per Cristo. Per 8 secoli la sua povera tomba fu dimenticata. Fino a che, una notte, un miracolo rivelò a un semplice contadino il luogo dove era sepolto. Quando la notizia raggiunse le orecchie del re Alfonso II, questi viaggiò per più di 500 chilometri per pregare davanti alla tomba dell'apostolo. Da allora il flusso di pellegrini non è mai cessato. Chinos, ingleses, canadienses y también vienen austriacos, suizos. Hasta de Brasil, he visto. Hasta de Brasil. El otro día vino hasta de Malasia. Tutti camminano verso la città che porta il suo nome, Santiago de Compostela.